Daniela Mazzucato, Roberto Scandiuzzi, Trofonio che abita in una grotta e la ballerina pazza che alla fine lo sposa. Mazzucato carissima, avresti mai pensato di andare in sposa a Roberto Ma Scandiuzzi? è una vita che glielo è una vita chiedo. che me lo È chiede. No, una ma è vita. veramente un piacere, guarda, perché è un collega meraviglioso, un uomo bellissimo, Conteso da pieno tutte di le donne, bacino. e non No, solo. stiamo molto bene insieme. Questa è stata un'occasione fortuita perché è un po', non so quante volte avete cantato Beh, assieme. no, abbiamo fatto un po' Sì, di cose qualcosa, sì. insieme. Ad intervallo di 5-6 anni ogni Ecco, volta, appunto, vi quindi ricordate, io fa conto che abbiamo sinceramente cantato 6 volte Peruzzi. Ah, insieme. certo, ok, ma c'era anch'io. Sì, ma poi Scusate vabbè, abbiamo fatto anche. l'rimbambimento. No, tranquillo. Sì, amore, la favorita Venezia, tu ti ricordi? Caspita. Ci avevi visto, Esatto. eh? Però lì è passato veramente un bel Sì, po'. i Rustichi dove finalmente avevamo due veneti veri. Devo No, ne dire avevamo una riga di sì, veneti quasi veri. Lì a tutti. Toulouse eravamo Sì, tutti è veneti vero. veri. Sì. Cosa Forse tranne il indispensabile? direttore d'orchestra. Bartoletti? Chi c'era? No? No, amore, c'era A Caregari. Caregari? No, E c'era Bartoletti cosa ha Caregari. fatto allora da Con te? Bartoletti, io e te con Bartoletti non mi ricordo, abbiamo fatto un'altra cosa, però era bel canto. Vabbè, allora ragazzi, sta grotta di Trofono è una gran fatica poi sostanzialmente, perché il Diciamo che non caldo. è proprio una passeggiata. Noi, ammetto, abbiamo trovato anche la chiave per divertirci. Sì. Poi io e Daniela abbiamo un feeling particolare, soprattutto sul nostro duetto. Ci siamo studiati tutte le nostre mini gag che sono state suggerite naturalmente da Sì, Alfonso ha Alfonso. fatto un lavoro Sara, sì, ha fatto un bellissimo. lavoro di ricamo e noi Sì. abbiamo fatto i nodini di chiusura del I ricamo nodini. quando Sì. serviva. Sì. Sei No, ma poi riusciti? la compagnia tutta è Sì, molto una affiatata, compagnia. I ragazzi sono mobili, molto, molto bravi, molto flessibili. anche oltre al fatto vocalmente, vabbè, quello è logico, ma scenicamente lo spirito, l'intelligenza. Questo paesiello ricorda molto Mozart in certi In momenti. certi Sì, momenti, se vuoi scavare, trovi. davvero. Poi questa trama è demenziale e per certi versi è divertente e moderna, proprio in quel Ma senso sì, lì. perché lui ha voluto deformare quello che è le grotte di Trofonio di Salieri, cioè ha aggiunto Salieri, anche un personaggio nelle stanze 2, certo. ha aggiunto. Che io ho fatto Sì, è a vero. Roma. Quindi tu conoscevi A l'originale? Salieri? Sì, Sì. ti ha visto. Bene, e poi c'è la bella novità che questo spettacolo verrà ripreso a Napoli, quindi non è un Benissimo, lavoro di nicchia, nel sì. senso di E Martina credo che lo Franca. faremo in una bomboniera, perché se lo faremo dove dicono che lo faremo, al Teatro di Sì. Corte, sarà proprio inserito in un quadretto la Perfetto. bomboniera. Quindi Oddio, un appuntamento obbligato sostanzialmente, quello di volendo, venire a perché no? Napoli. Perché Sì, Ma no, ma anche perché qui ce lo siamo goduti ovviamente all'aperto vabbè. con determinate Sì, lì condizioni. diventerà più prezioso, Sicuramente, sì. e Anche sarà perché lì anche avremo più degli spazi. coinvolgente. Certo, Sì, anche no? più vicino alle espressioni. Bene, quindi nel frattempo non fate dei figli, chiedo solo quello, visto che siete sposati. Adesso scusami, 2 minuti per fare i tuoi ogni Lui è tanto. già a posto, io anche. Ecco, adesso possiamo vivere sereni. Avete già dato. possiamo essere E tranquilli. poi vogliamo anche dire che di là c'è Max, il marito di Daniela, Quindi quantomeno, mi che tocca fare la persona vigila, corretta. Bene ragazzi, solo dirvi che finalmente questa sera ci siamo fatti delle sane risate, sulle spalle vostre, ben inteso. Ma noi abbiamo Ma lavorato per noi, questo, eh? esatto, Ci siamo lo impegnati per scopo era questo. quello. Il pubblico era molto divertito e da una parte ho sentito commenti logicamente favorevolissimi su una voce autentica e gloriosa di basso, che è sempre più raro sentire. E soprattutto va detto anche su questa incombustibile nonché inossidabile Sei inossidabile, c'è che quando sta in scena non ci si ricorda più, Sì, ma poi ragazzi, non ci si. la Mazzucato lavora come se avesse 15 anni ancora. Cioè, noi arrivavamo sfiniti, ma io ancora con la tigna che doveva rivedere le cose perché doveva mettere a posto. Chi si è Perché preso le natie alle 20 no, anni in è Gino sacramento? Landi, che Scusami. io rispetto e che ammiro e ammirerò sempre nella mia vita, grande regista, mi diceva: Tu sei un soldatino. Mamma mia, l'abbiamo Ecco, e io provata. allora, vabbè, E ma è qui. così perché sono rimasta, evidente, con la testa si vede un po' immatura. Che Dio te benedica, che Dio te Ragazza, benedica, se sono ne rimasta conservano una altrimenti. ragazzotta. Per concludere, parlandoci sopra, è stata una gioia vedervi insieme in scena.
e non solo mia, che sono ovviamente non de parte, sono partigiano, ma soprattutto da parte del grande pubblico che ha affollato in maniera totale la serata. Sì, devo dire che il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro veramente a cervello. Bello, dobbiamo ringraziare la parte musicale, ovviamente, ma soprattutto sì, Alfonso che ha fatto, Antoniozzi, come ho detto, ha fatto e io spenderei una parola, scusatemi. È un amico, anche su Alberto Triola, che sì, ovviamente certo, ha curato e sta rilanciando questo festival, che anche lui ha sofferto, come tutte le cose del resto in Italia, un momento, non dico di crisi, ma certo di declino. Ecco. Però se ci si impegna comunque, con dei progetti selezionati bene... Quando c'è la cultura e la passione, e tutto si può fare. Ecco. Bene, allora si ragazzi, va. Appuntamento a Napoli. A Napoli. Ecco, un salutino a tutti. Ciao, ciao. Abbastanza presto. Bene, sì. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao.